Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi, secondo giorno di Ramadan, allacciamo il grembiule e voliamo in cucina a preparare. Inizio facendo il passato di verdura. Ci servirà sovraccoscia di pollo, aglio e cipolla tritati, sedano con le sue foglie, carote, patate, ceci, un po' di peperoncino verde piccante, del concentrato di pomodoro, qualche foglia di alloro, un dado, un pizzico di sale, curcuma, pepe, un pochettino di arissa, un po' di paprika piccante e un po' di tebbe. Ora metto tutto nella pentola a pressione e copro con abbondante acqua. Farò cuocere anche un po' di pollo in più, perché mi è avanzato un po' di muesli, così lo servirò con quello. I ceci li metto alla fine quando avrò frullato tutto, perché sono già cotti. Ora metto il coperchio e da quando comincia a fischiare abbasso la fiamma al minimo e faccio cuocere per 30 minuti. È passata mezz'ora ed è cotto tutto perfettamente. Ho tolto il pollo e un po' di patate e carota, che poi metterò pezzettini in ultimo, e adesso sono pronta a frullare tutto. Guardate qui com'è venuto il passato bello liscio. Ora aggiungo i ceci, il pollo, le patate e le carote che ho tagliato a pezzettini e sono pronta per mettere tutto nei piatti. Ed ecco il passato pronto, denso e cremoso al punto giusto e con tanti pezzettini di verdure e di carne. E adesso comincio a preparare gilbena. Ci servirà naturalmente il pollo, cipolla, aglio, prezzemolo tritati, i piselli, io uso quelli surgelati, un po' di concentrato di pomodoro, un po' di passata di pomodoro, olio extravergine d'oliva, sale, acqua, alloro, un po' di curcuma, arissa, peperoncino, pepe, tebel e un po' di paprika. Per prima cosa metto l'olio nella pentola. Poi aggiungo tutte le spezie, la rissa, cipolla, aglio, prezzemolo, concentrato di pomodoro e comincio a far soffriggere. È il momento di aggiungere il pollo e i piselli e di farli insaporire un po' con il resto del soffritto. Ora che si è insaporito tutto bene, aggiungo un po' di passata di pomodoro, acqua e sale. Do una bella mescolata, metto il coperchio e aspetto che inizi a prendere il bollore. A quel momento abbasso la fiamma e lo faccio cuocere all'incirca un'oretta, sempre tenendo controllato il livello dell'acqua. In caso se manca ne aggiungo un po', mi raccomando, deve venire una bella salsina densa. Una volta pronto lo lascio riposare per una decina di minuti e poi lo metto nel piatto. E anche gilbene è pronto, l'ho fatto riposare un po' nella pentola e l'ho messo nel piatto. Guardate che bel sughettino denso è venuto. E ora sono pronta per preparare i miei batbut veloci. E ora vi svelo il mio segreto. Ecco qui i miei batbut veloci. Le tigelle, basta scaldarle un po' in padella e sono già pretagliate e poi potete riempirle a piacere. Io metterò dei bastoncini di pesce, tonno, un po' di insalata messicana, aggiungerò della maionese e un po' di formaggi diversi. E un attimo prima di mangiarli li ripasso sulla piastra, così si scioglierà bene il formaggio. Ed ecco i batbut pronti. Guardate come sono belli colorati e soprattutto si preparano in un attimo. Per contorno ho ancora l'insalata di ieri, perché eravamo troppo pieni e non l'abbiamo mangiata. In ultimo preparo il mio plum cake marmorizzato. Ho messo in una ciotola olio, yogurt, estratto di vaniglia. Ora aggiungo zucchero e uova e comincio a sbattere bene con l'aiuto di una frusta. Quando è tutto ben amalgamato, verso anche il latte. Continuo a sbattere energicamente e poi metto la farina setacciata con il lievito e il sale. Quando l'impasto ha raggiunto la giusta consistenza, ne tolgo un terzo e aggiungo il cacao. Mescolo bene in modo da far amalgamare il tutto e poi sono pronta per versarlo nella teglia. Ho preso uno stampo da plum cake e l'ho rivestito con la carta forno. Metto sul fondo della teglia l'impasto alla vaniglia, poi verso al centro quello al cacao, metto ancora quello alla vaniglia e di nuovo al centro quello al cacao e vado avanti così finché non ho finito tutto l'impasto. Con uno stuzzicadenti creo l'effetto marmorizzato, andando avanti e indietro. Sbatto un po' la teglia in modo da togliere tutte le bolle d'aria. Nel frattempo ho scaldato il forno a 180 gradi e cuocio il plum cake per 45-50 minuti. Una volta tolto dal forno lo lascio intiepidire e poi lo metto su un bel piatto. E adesso insieme a voi lo taglio e vi faccio vedere l'interno. È ancora un po' tiepido e dovrei aspettare a tagliarlo, ma non posso resistere e voglio farvi vedere com'è venuto l'effetto marmorizzato. È veramente soffice e morbidissimo. E adesso guardate quanto è bello all'interno. È spugnoso e umido al punto giusto. Adesso lo lascio raffreddare bene e nel frattempo vado a apparecchiare la tavola. E il menù per il secondo giorno di Ramadan è pronto. Shaya Taiba Nesselkol. E ci vediamo domani per le ricette del terzo giorno. Ciao ciao!